Amici, buongiorno o buonasera, o dipende di quale zona del mondo vi trovate. Niente, stavo pensando, nella vita ho visto tante film, diciamo, che ormai quasi quasi non mi ricordo più i titoli, però mi ricordo qualche scena, film buoni, film meno buoni, film comici, film di guerra, ma particolarmente mi ricordo oggi come oggi tre film che mi sono rimaste impresse nella mente. Uno si chiama Titanic, penso che lo conoscete tutti. L'altro Ghost Fantasma è un film girato tanti anni fa in cui ho partecipato una piccola scena io col treno a carbone, treno a vapore, con treno a vapore in siciliano, ma treno a carbone, diciamo, quello a vapore, in arrivo in stazione, che in quei tempi ero giovane, ero alle prime armi, però il regista, che allora mi ricordo erano i fratelli Taviani, mi hanno fatto i complimenti in quanto la scena a prima volta è stata girata, diciamo, l'arrivo del treno in stazione, che su quel treno c'era Pirandello, che film era inerente alla storia di Pirandello, diciamo, nato in Sicilia, no? Conoscete tutto. Ma ora quello che mi viene in mente attualmente è Titanic, che è stata, oddio, dico una bella storia come film, come è stato bello, diciamo, però lo sapete meglio di me che è un film triste, anzi molto triste, la storia di un transatlantico che al suo primo viaggio è affondato, diciamo, un transatlantico che non doveva affondare per nessun motivo, e come era costruito con un unico pezzo di ferro, e intanto è affondato, diciamo. Mi è rimasto nella mente, diciamo, questo film, perché per me è stato bellissimo come film, ma come storia tristissima, pensando a tutte quelle poveracce persone che giacciono in fondo al mare, diciamo, con tutta la sua nave, diciamo. E penso al capitano, avrà avuto qualche colpa, speriamo di no, ma è stato un uomo che ha affondato con la sua nave, diciamo, e ha portato la nave giù a fondo, e lui non l'ha voluto lasciare. Questo mi ha colpito parecchio il cuore, in quanto il capitano è affondato con la nave, anche che ha avuto una piccola colpa, però è di ammirarlo. E in quanto questa storia titanica, a principio, diciamo, all'inizio film, è una bella storia, in quanto un po' triste, perché ci stanno tante persone che partono per l'America in cerca di lavoro, perché a quei tempi si andava in America per trovare il lavoro, e il lavoro ce ne stava parecchio, partivano, e tra cui è partito pure questo ragazzo qui, che come sapete è un bel ragazzo, e insieme a tutti gli altri amici, le altre persone si sono imbarcate. Allora c'era la prima, la seconda e la terza classe, come nei treni, c'era la prima, la seconda e la terza classe. Praticamente sul ragazzo era imbarcato sulla terza classe, la classe di massa, diciamo, lo sapete meglio di me, che era Leonardo DiCaprio, no? E durante questo viaggio ha conosciuto una bella ragazza che era figlia di persone ricche e viaggiava in prima classe. Insomma, si sono innamorate, si sono conosciute, è stato invitato nella prima classe, ci hanno prestato un vestito, ha ballato, mentre questa ragazza era fidanzata e c'era l'odio da parte dell'altro fidanzato. E così si è svolto la storia, diciamo, della prima parte del film, che non è stata così triste, ma è stata una bella storia. Ma andando avanti nel film, diciamo, un film abbastanza lungo, è successo quello che è successo, lo sapete meglio di me: la nave è andata addosso a una montagna di neve, Nürnberg,
Ora è stato l'errore umano, è stato il destino. Io secondo me penso che è stato il destino. La nave non doveva farsi niente, invece si è sfondata di un lato, ha preso acqua, si pensava che non affondava, e invece, come sapete, la nave è andata a picco. Ora questo non lo so se è realmente stata una storia che è potuta succedere per davvero nel film, nella storia. Nel film è successo, certo è stato abbellito un po', e nel film è successo che i due fidanzati, il ragazzo povero e la ragazza ricca, aveva la possibilità di andarsene, invece è ritornato in quanto non ha voluto lasciare il fidanzato, e sono rimasto sulla nave andando giù e su per i corridoi, si stavano per annegare, però sono riuscito ad andare a bordo, insomma, però all'ultimo sono riusciti a imbarcarsi su una nave di salvataggio mentre la nave andava a picco con i suoi centinaia di persone che morivano. Non tutte sono morte perché sono andate giù a fondo con la nave, ma alcune sono morte per l'acqua troppo ghiacciata, insomma, sapete che quando si sa a mollo di un'acqua ghiacciata si muore, si può stare 10 minuti, 20 minuti, mezz'ora, però. E la disgrazia volle che la ragazza è riuscita a imbarcarsi, lui a barca di salvataggio era troppo piena e è rimasto fuori. È rimasto fuori, è resistito quando è resistito, e poi una scena girata molto precisa che lui affondava guardando la sua amata fidanzata, affondava e andava giù in fondo. Quello che mi ricordo di più è che in America quando girano un film non è che mettono una barchetta e la fanno ingrandire, quello, hanno costruito veramente una nave grande con somiglianza del Titanic, che dopo è stata smantellata, hanno venduto i pezzi, cose, però hanno costruito una nave vera e propria. E il destino volle che la fidanzata, allora ragazzina, più grande di una ragazzina, ha passato la sua vita, non ha sposato il primo fidanzato, si è diventata una persona grande, non voglio dire vecchia, ma una persona grande, anziana, è ritornata nel stesso punto dove il Titanic è affondato. Quando dei sommozzatori sono andati lì nella nave, hanno preso una collana, sono riusciti a prendere una collana, era la collana che avevano da fidanzato col ragazzo povero, e lei ha ricordato tutto, diciamo, attraverso quella collana, che dopo l'ha buttato verso la nave dove era affondata, così lei ha pensato che andava a raggiungere il suo fidanzato morto lì dove stava da tanti anni. E film mi ricordo la scena più bella, che quando lei ci lascia, se ne va all'altro mondo, ritorna giù nella nave affondata e va a rincontrare il suo amato fidanzato e si abbracciano. Questa è stata per me una bella scena, la scena più bella del film. A tutto questo voglio ricordare che attraverso questo film che ho visto, Titanic, tutti i morti che ci sono stati, un grande dolore per loro e un grande rispetto per i suoi parenti, che ancora ce ne saranno parenti, diciamo, delle vittime, e tutte quelle, un augurio per tutte quelle che ancora sono in vita, che si sono salvate. Ho parlato in certo qual modo di questo film. Ora un altro film che ricordo è Ghost Phantasm, che è un altro film abbastanza da pensarci su, perché è stato un film che parlava sempre di due fidanzate, diciamo, che si dovevano sposare, e niente, mi ricordo che il fidanzato esce di casa
un camion, una macchina, ora non ricordo bene, l'ha messo sotto e purtroppo è morto. Lui si sveglia e vuole andare nella fidanzata, si sembrava che era vivo, però mentre non era vivo, era stato investito, era morto, diciamo, e il suo spirito rimaneva ancora nella terra, perché per un certo periodo dice che rimaneva nella terra. È andato nella sua fidanzata, voleva abbracciare, però non l'ha potuto abbracciare, in quanto lui non la poteva abbracciare più. La fidanzata piangeva, è stata una storia lunga, perché c'era un altro uomo che pretendeva la ragazza e ne parlava male del fidanzato, questo e quell'altro. Però la scena più bella che mi ricordo, che il fidanzato stava vicino a lei, la vedeva, però non ne poteva parlare. E ha fatto tanto per poterci parlare, però non è stato possibile. Attraverso una persona che riusciva a parlare con i morti, con una medium, è riuscita a mettersi in contatto e ha pregato di poter darci un messaggio alla sua fidanzata e di stare attento, che quello la voleva ammazzare, l'altro uomo che pretendeva sta ragazza, che era stato quello che aveva fatto morire a lui praticamente. E la storia era un po' così, un po' ingarbugliata. Allora mi ricordo che dopo tante che ha pregato a medium di andare a parlare con questa ragazza, e la medium è andata nella ragazza a parlarci, però la ragazza giustamente dice: ma come, non ci credo, dopo tanto tempo è riuscita, diciamo, a diventare amici con la ragazza, con questa persona che le voleva parlare del fidanzato. E la cosa più bella è che all'ultimo il fidanzato, già morto, poveraccio, attraverso la medium e attraverso un vapore, un fumo, è riuscito a sagomare la sua immagine. Questa è stata una scena bellissima, a sagomare la sua immagine e poter dare l'ultimo bacio alla sua amata fidanzata, che dando l'ultimo bacio lui aveva finito la sua missione di poter parlare con la sua fidanzata, spiegarci tutto, abbracciarla, baciarla, e ritornava in cielo verso Dio che l'aspettava, insomma. Ecco, ora voglio parlare dell'ultimo film, quello che ce ne stanno migliaia di film, centinaia che ho visto, bellissimo, però quelli che mi sono rimasti più impressi sono questi qui. Sì, sì. E l'altro film che voglio parlare un po' è Caos, intitolato, dei fratelli Taviani. Se avrete possibilità, vedetelo, che è un bel film, diciamo, parla su Pirandello, sono 3 episodi, su una giara, che dopo vi dico che è a giara, e su un altro episodio che non mi ricordo, però l'episodio che mi ricordo di più è quello che io, col treno mia a vapore, arrivavo in stazione, facevo scendere Pirandello, che Pirandello viaggiava su quel treno, allora c'erano delle carrozze di terza classe in legno, lui mentre viaggiava dormiva e gli è cascato il cappello per terra. Dopo arriva, io arrivo col treno in quella stazione, il treno mi sembra che ve l'ho già detto, anche io mi dimentico di cosa, non siete voi che non avete capito, sono io che mi dimentico di cosa. E arrivo io col treno a vapore, quello che si metteva il carbone dentro, e allora qui nelle parti mie era tutto così, parlo degli anni 67-68, perché questo film è stato girato intorno all'83-84, 1983-1984. Allora, come vi dico, questo treno io lo conducevo, lo guidavo fino in stazione, mi fermavo, lui scendeva, il treno ripartiva e lui andava a trovare sua mamma, l'abbracciava dopo tanto tempo, una bella scena, insomma. Questa scena mi è rimasta in mente perché c'era l'abbraccio tra Pirandello e sua mamma, che Pirandello, sapete, è stato un grande uomo,
è un grande siciliano, perché i siciliani è un'isola abbastanza grande, però non è grande come tutta l'Italia praticamente. Però in questa isola, che fa parte dell'Italia, siamo italiani, sono nate tante persone di cultura, di cinema, di teatro, di spettacolo. Insomma, la Sicilia ha dato parecchio al mondo dello spettacolo, dalla cultura, delle poesie, di scrittore, di cioccolato, di tante cose, no? Però quella cosa che voglio ancora, così finisco di parlare perché già ho parlato parecchio, in questo film Caos, se avete la possibilità, vedetelo, perché ancora sta in circolazione. C'era un altro episodio, mi ricordo, La Giara, interpretata da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Erano due attori comici siciliani che si somigliano parecchio a Ficarra e Picone, non so se li conoscete. Era Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, erano due attori che io ho conosciuto benissimo, perché Franco Franchi era proprietario di un bar a Roma, quando io abitavo a Roma ci andavo sempre e lo vedevo, e Ciccio Ingrassia lo vedevo sempre a Roma, che ora tutte e due sono vicino a Dio, diciamo, non ci stanno più con noi. Erano di Palermo, in quanto Palermo ha dato parecchi attori al cinema, no? E come vi dicevo, erano due attori comici. Mi ricordo benissimo che la Giara era una giara grande così, alta, più alta di me, rotonda così, dove mettevano gli antichi mettevano dell'olio dentro e poi vendevano, diciamo, oppure su tenevano per casa. I ricchi avevano tutta questa giara lì, andavano a prendere l'olio e quelle, avendo i soldi, si mettevano una giara così, mentre i poveri non avevano niente. Sta giara è cascata per terra e si è divisa metà e metà. E allora, che era il proprietario, era un uomo ricco, che in questo caso era Ciccio. Ciccio e Ingrassia era l'operaio, che dopo Ciccio ha chiamato l'operaio, che incollava questa giara, era quello che doveva aggiustare la giara. Franco Franchi, che era l'operaio, si è infilato dentro la giara per poterla incollare questa giara. Allora è infilata lì, le persone l'hanno spinta, ha messo della colla e la giara si è incollata. E questa scena mi è rimasta impressa, in quanto dice: perché se si è incollata la giara, che è successo? Perché ci racconta questa cosa? Perché lui, quando doveva uscire, non poteva uscire più della giara. E i problemi sono nati lì, cioè questo è un episodio comico, no? Che un proprietario non voleva rompere più la giara. Franco non poteva rimanere lì, lui, quello, un proprietario, voleva fare rimanere lì, ci dava a mangiare, dice: tu stai sempre lì, a me non esci più. Quello dice: come non esco più? Ha cominciato a sbraitare, a gridare, a fare, come non esco più? E quello non dice: no, io la giara non la rompo, io la giara non la rompo, la giara non la rompo, no, tu la rompere con nudo. Ecco, dico: ah, già tu la devi rompere. No, dici: io non la rompo, cornuto, scusate la parola, no? Ma all'ultimo tira tu, e boom, e casca la giara, si rompe la giara, e quello si libera. Dice: perché ci ha raccontato questa cosa? A me mi è sembrato, mi è rimasta impressa, perché quello è rimasto, quello si è spaccato la giara, ha incollato la giara, quello cretino si è messo dentro. Cretino nel film, perché non era cretino, era una persona intelligente. Si è messo dentro la giara, ancora la giara, il cretino è rimasto dentro. Un proprietario più cretino di un cretino, dice, non era cretino, era una bravissima persona, intelligente. Non voleva rompere la giara, perché allora c'era l'ignoranza, no? Non voleva rompere la giara, e quello doveva rimanere dentro la giara, cioè doveva dare, ma come? E allora, ma per fortuna che gira e rigira, già è rotta, si è rotta e si è liberato. E questo è quello che mi ricordo dei film. Spero che abbiano piaciuto pure a voi e spero che mi avete capito. Vi do un abbraccio a tutti e spero che siete rimasti contenti. Dici: perché ci ha detto queste cose? Perché ognuno nella vita, penso che qualche film più speciale di tutti gli altri, gli è rimasto impresso. A me mi sono rimaste impresse queste tre film. Però non è che non amo i film, quelli che amo
I film di più sono i film western, i cowboy, John Wayne, Gregor Peck, insomma, Kirk Douglas, tutti i film western, i film d'azione. E i film d'amore non mi piacciono, non mi piacciono film d'azione, film di fantascienza, Odissea Spazio 2000 lì, e compagnia bella, però quelle che mi sono rimaste impresse sono queste qui. E i film che mi piacciono più, anche che sono italiano, sono i film, anche che la giara è italiana, mi piacciono i film americani, perché gli americani gli mettono corpo e anima. Avevamo un grande regista, si chiamava Leone, faceva dei belli film western pure, anche se, e mi è piaciuto Bud Spencer, Terence Hill, che hanno fatto dei film western ma comici, però quelli che proprio mi hanno piaciuto di più sono quelle tre film che vi ho menzionato. Un abbraccio per tutti, dalla Sicilia, Giuseppe.